È arrivata un'importante conferma dell'esistenza e del ruolo della materia oscura nel nostro universo. Ben ritrovati ai microfoni del BoLive, ne parliamo oggi con Valerio Marra, Assistant Professor alla Federal University of Espírito Santo a Vitória, in Brasile. Valerio si è laureato in fisica a Padova nel 2004 e ha ottenuto il dottorato in fisica sempre a Padova nel 2008. Ha viaggiato molto per ricerca, è stato a Chicago, in Finlandia, in Germania e infine in Brasile, dove si è stabilizzato, dove adesso risiede, ormai dal 2014, occupando la posizione di professor aggiunto. Valerio Marra è tra gli autori di un articolo che è appena stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Astronomy, che si intitola Absence of a Fundamental Acceleration Scale in Galaxies. Allora, Valerio, partiamo dal dibattito da cui questo articolo prende le mosse. Quali erano le diverse ipotesi in campo? Qual è lo stato dell'arte da cui parte il vostro studio? Ok, e grazie Francesco. Il soggetto principale del nostro studio, in un certo senso, è la materia oscura. La materia oscura è questa componente misteriosa che c'è che si pensa ci sia nell'universo e che noi pensiamo che ci sia grazie a molte diverse osservazioni a varie scale, a partire dalla cosmologia delle più grandi scale fino all'astrofisica delle galassie, che in particolare è il soggetto di questo articolo. La materia oscura può essere ben chiamata uno dei grandi misteri della fisica, non solamente della cosmologia, perché poi potrebbe essere collegata con una possibile estensione del modello standard delle particelle, che per esempio che proprio in questi giorni, in questi anni, sta essendo testato dall'acceleratore LHC in Ginevra, e che potrebbe essere che trovi una particella che potrebbe indicare una possibile estensione del modello standard, che potrebbe così lavorare in sinergia con le osservazioni cosmologiche e astrofisiche. Quindi per questo è un tema molto caldo, perché connette la fisica più basica di tutte, delle particelle, la cosmologia, che è pure una fisica super basica, che descrive l'universo dai primi istanti a energie altissime fino a oggigiorno. Com'è che pensiamo che ci sia materia oscura o ci sia qualcosa di oscuro? E ci sono osservazioni che vanno dall'analisi delle anisotropie nella radiazione cosmica di fondo, analisi dell'effetto di lente in clusters, in agglomerati di galassie, e al movimento delle galassie dentro degli agglomerati di galassie, e infine tra le varie indicazioni sperimentali sono le curve di rotazione della galassia. Se uno osserva una galassia, per esempio quelle che abbiamo studiato noi, e si basa solamente sulla materia visibile, sulla materia ordinaria che conosciamo, che sono stelle e gas, osservando solamente questo tipo di materia, sembra che la forza di Newton o la forza della realtà generale, guarda, adesso alla scala delle galassie la legge di Newton funziona abbastanza bene, sembra che la forza di Newton non funzioni, ovvero che la materia visibile, gas o stelle, materia ordinaria che conosciamo, dovuto al modello standard delle particelle che c'è nella galassia, non è sufficiente a spiegare la dinamica, la rotazione della materia nella galassia. E questo naturalmente porta a due possibili alternative. Una è che ci sia, che la teoria di Newton o di Einstein della galassia non sia corretta, ossia cioè che non che sia corretta, che debba essere aggiornata, modificata. Cioè, la teoria di Newton e di Einstein è verificata molto bene nella scala del sistema solare, ma qua stiamo parlando di scale che sono ben maggiori e regimi di accelerazione che sono ben minori di quella a cui siamo abituati. Qua nella Terra abbiamo un'accelerazione di 9,8 metri al secondo quadrato, a cui siamo abituati, no? E le accelerazioni di cui parliamo nelle galassie sono, se non mi sbaglio, di angstrom al secondo quadrato, sono estremamente piccole. Quindi un'alternativa dovrebbe essere, ok, la legge di gravitazione che conosciamo deve essere modificata a quelle scale.
per questo le osservazioni non funzionano. L'altra alternativa è che c'è materia che non vediamo, che sta causando questa modificazione della dinamica nelle galassie, nella rotazione delle galassie. E questa cosa che non vediamo è quella che chiamiamo di materia oscura, che un candidato, quello più semplice, sarebbe una particella molto massiva, sono un centinaio di volte più massiva di un protone, che interagge solamente grazie all'interazione debole, ossia non emette fotoni, quindi non si può vedere praticamente. Un pochino come i neutrini. Come i neutrini che non possiamo, è molto difficile vederli, anche la materia oscura è molto difficile detectarla dovuta a questo. E qual è la differenza entre queste due alternative? Se è materia oscura, chiaramente ogni galassia è diversa, può avere differenti quantità di materia oscura, dovuto anche al fatto che le galassie evolvono non tutte quanto uguali. Se è invece una modificazione della gravità, deve essere una cosa universale, no? Le leggi sono universali. Una galassia obbedisce alle stesse leggi di un'altra galassia, anche se è a centinaia di milioni di anni luce di distanza. E quindi la differenza è questa, che se è una modificazione della gravità, dovrebbe esserci una scala, una quantità più o meno universale. Se invece è materia oscura, uno si aspetta una variabilità. Sempre questo riassunto dello stato attuale, è interessante notare che la materia oscura sia un candidato molto forte, direi anche che la maggioranza forse della comunità scientifica appoggia la materia oscura, però non è ancora stata osservata. Ci sono, il mondo intero ha investito trilioni di dollari per costruire detettori, strumenti per rilevare le particelle di materia oscura, nel Polo Sud per esempio. Purtroppo non se n'è ancora stata trovata. E presto raggiungeremo il fondo, cosiddetto fondo di neutrini, il background di neutrini, e quindi sarà sempre più difficile osservarla. Quindi è un candidato buono, però non l'abbiamo ancora trovata. E anche le detezioni, le rivelazioni indirette dalla nostra galassia, per esempio, e anche quelle non sono ancora conclusive. E quindi c'è questo, da un lato la materia oscura è un candidato forte, dall'altro lato non è ancora stata direttamente osservata. Ed è forse qualcosa che non sorprendendo la comunità scientifica. A questo punto è interessante, capire come si inserisce il vostro studio in questo dibattito. E che cosa ha trovato, il vostro articolo che per insomma, valersi questa prestigiosa pubblicazione su Nature Astronomy? Quello che abbiamo studiato è esattamente cercare di capire se esiste questa scala di accelerazione universale nelle galassie. Perché se esiste, allora possono essere. Non è che stiamo rifiutando la materia oscura, ma non stiamo neanche rifiutando la gravità modificata. Le due teorie sarebbero ancora valide. Ma se non esiste, la perde, molto, perde fo molta forza questa idea che la materia oscura possa essere completamente spiegata da una modificazione della gravità. E com'è che siamo riusciti? Le nostre conclusioni è che non esiste questa scala universale, ossia noi abbiamo preso un grande catalogo di galassie di alta qualità, sono quasi 200 galassie, non sono molto lontane chiaramente non sono a distanza cosmologiche, sono a distanza abbastanza distante, ma non sono le distanze enormi come abituate in cosmologia, sono abbastanza vicine a noi perché è necessario riuscire a vederle bene, devono essere un po' più vicine. E analizzando queste 200 galassie, abbiamo usando una statistica avanzata, abbiamo visto qual è il valore di questa scala universale di accelerazione, questa scala universale della modificazione della gravità, per ognuna di queste 200 galassie. E abbiamo visto che non è costante. Che il valore di una galassia non è compatibile con un'altra galassia. Questo è una cosa difficile, è difficile fare questo tipo di studio con poche galassie, quindi è stato molto importante avere a disposizione questo grande numero di galassie, questo catalogo importante. E
Quindi le nostre conclusioni sono esattamente queste, che materia oscura, non, per un lato non stiamo dicendo esattamente cosa sia, chiaramente non è il soggetto, ma non può essere una mutazione di gravità che spiega la dinamica delle galassie, non è compatibile con i dati. Però, Infatti, se scusa. è molto interessante se posso proprio questo punto che hai appena sottolineato, perché da questo si capisce anche proprio come avanza la scienza, perché il vostro studio ha dimostrato più che aver confermato una teoria, cioè più che aver dimostrato che una teoria è vera, cioè che la materia oscura esiste, ha dimostrato che la sua rivale, la sua teoria alternativa, cioè quella chiamata teoria, della gravità modificata, è falsa, è sbagliata, perché questa accelerazione di cui parlavi non è stata trovata. È giusto questo, no? È proprio così che avanza la scienza, Sì, questo ne è un caso esemplare, giusto? esattamente. E sa chi è un commento interessantissimo, soprattutto perché questo mostra l'importanza dei dati. Perché sono, senza investire nella scienza, senza avere nuovi telescopi, nuovi spaziali, satelliti, senza investire fortemente nella scienza basica, gli scienziati fanno teorie, 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 ed è difficile sapere qual è giusta e qual è sbagliata. È naturale che uno prova a esplorare tutte le possibilità dentro dei limiti dei dati attuali. Qui arrivano nuovi dati e quindi il progresso realmente è nell'escludere le teorie che non sono più compatibili, e così la scelta viene ristretta fino a riuscire a trovare, ad avere anche indicazioni su qual è il candidato migliore. E chiaramente per realizzare questo studio sono arrivati dati da telescopi molto potenti. Voi vi siete occupati però principalmente dell'analisi di questi dati e anche in questo campo negli ultimi anni la strumentazione è evoluta, c'è qualcosa che magari vi consente di fare qualcosa che qualche anno fa non era possibile. Com'è lo stato in questo settore? Senz'altro, senz'altro, senza i dati, senza un catalogo così vasto di galassie, senza dati di qualità sufficiente, non sarebbe possibile riuscire ad arrivare a queste conclusioni. E soprattutto, di nuovo, è uno sforzo, direi, globale, perché non è una nazione, non consegue, non riesce a costruire un telescopio buono sufficiente, lanciare un satellite. Se uno pensa adesso, per esempio, in cosmologia, che la ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, sta adesso finalizzando il telescopio Euclid, è uno sforzo di tutta l'Europa. In realtà adesso anche gli Stati Uniti sono entrati un pochino. È uno sforzo immenso di tutti quanti, e ci saranno anche là ci saranno un sacco di teorie, verranno eliminate. Ci saranno grandi rivoluzioni, di sicuro impareremo un sacco di cose, però senza questi dati nuovi non era possibile. Un'impresa collettiva che coinvolge davvero tutto il mondo. Valerio, ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai dedicato e intanto io ti auguro un in bocca al lupo per i tuoi studi e le tue ricerche e magari chissà, a risentirci per il prossimo articolo. Ok, grazie mille. Grazie a te, ciao. Grazie Francesco. Ciao ciao.